grazie. Prego. Allora, Fino, stabilmente ormai definiamo un tuo, come si chiama una volta, il terzino sinistro. Come ti stai trovando? Va bene, ho iniziato bene le prime due partite, quindi sono molto contento. Poi il mister comunque dà molta fiducia, gioca un calcio propositivo e quindi vuole che i terzini siano molto offensivi. Però fino adesso mi trovo molto bene, quindi sono contento. Il fatto che poi Pino sia stato ricevuto, chiamiamolo così, definiamolo così, significa che il mister ci crede e credo che questo dia anche un po' più di consapevolezza del che per ruolo puoi fare, no? Sì, sì, alla fine penso che comunque è stata fatta una scelta dove soprattutto nelle prime due partite hanno dato ragione al mister, quindi bisogna proseguire su questa strada. Pino adesso gioca nel MEF, quindi noi pensiamo a noi. State continuando un po' sulla falsa riga dell'anno scorso, nel senso che l'affiatamento e i fraseggi di centrocampo grosso modo sono venuti anche dal nuovo allenatore. Da questo punto di vista è stato più facile anche l'inserimento dei pochi nuovi che sono arrivati quest'anno. Sì, sì, infatti il mister sottolinea anche che comunque diciamo, la squadra è stata costruita sui punti di riferimento che c'erano anche nei precedenti due anni e quindi soprattutto si sono inseriti giocatori di qualità e anche il mister comunque gioca, come ho detto prima, un calcio propositivo fatto soprattutto di possesso palle e quindi il gioco in velocità e quindi secondo me i giocatori che sono rimasti e quelli che sono stati acquistati hanno sposato giusto la casa del Foggia, soprattutto il gioco che adatta al mister. Delle due partite che hai giocato, credo che a Cosenza forse hai preso mezzo punto in più in pagella, perché è andata meglio. Cioè nel primo tempo con Martina le voragini si aprivano dalle due parti. È chiaro che istintivamente sei portato a stare 10-20 metri più avanti a prescindere dall'offensività del gioco del mister, perché sei nato in tutt'altra zona del campo. Io volevo complimentarmi con te per quello che hai fatto a Cosenza al 37esimo primo tempo, come lo sai, perché ormai esce scritto, quindi non dobbiamo neanche vedere. Hai fatto un tackle scivolato alla Schnellinger meraviglioso. Ma quella è la questione. Devi spiegare chi è la Schnellinger. Ma penso che lo sappia. Il giocatore della Germania. Il giocatore del Milan che giocava in tackle scivolato, entrava a gambe unite, però senza fare mai fallo, prendeva la palla e non prendeva l'avversario, non procurava mai la punizione contro. E poi un'altra domanda, visto che a Cosenza per un'ora soltanto il Foggia è stato primo in classifica, è possibile essere solo una notte in Serie B, battendo il Melfi? Ci troveremo solo una notte, poi dopo finisce perché la mattina del sabato pomeriggio già giocano le altre e fanno punti. Dato che siamo sulla satira, io spero che a fine anno il Foggia sia in Serie B, me lo auguro io, me lo auguro tutti io, però bisogna volare con i piedi per terra perché comunque questa è una mia proposta, anche se la piazza di Foggia è una piazza esigente e merita alti palcoscenici, però adesso bisogna tenere i piedi per terra e pensare partita dopo partita. Sicuramente nelle prime due partite il Foggia ha dimostrato che se la può giocare con tutto, quindi noi siamo consapevoli della nostra forza, però allo stesso tempo bisogna anche capire che dall'altra parte ci sono squadre che sono state costruite con grandi investimenti e con giocatori di esperienza e di categoria superiore. Infatti l'obiettivo è la salvezza. Sì. Infatti il campionato è più lungo, adesso ne mancano 36, l'anno scorso prima di iniziare ne mancavano, erano 34 le partite, quindi sì. Immagina com'è lungo. Nessuno vi chiede di salire, tutti quanti vi chiediamo almeno di tenere 6 squadre sotto, in due giornate siamo stati bravi a tenere addirittura 11. Poi, qualora dovesse arrivare, come ci auguriamo tutti, una salvezza, il momento in cui arriva si decide che fare, cosa che non è stata fatta l'anno scorso. L'anno scorso, nel momento in cui siete stati promossi, chi vi allenava prima ha mollato, ha lasciato perdere la Team Cup, ha lasciato perdere il primo posto, ha lasciato perdere la Supercoppa. Allora doveva cominciare il vero campionato, perché grazie, con 8 promozioni, più o meno, prima o poi ci saremmo arrivati. Quest'anno l'importante è arrivare alla salvezza. Ne sono 5 che ne servono, però è sempre meglio tenerne 6 perché è una penalizzazione, un qualcosa. 6 squadre sotto, uno sta tranquillo. Dopo bisogna vedere, manca una partita, non puoi fare più niente, ne mancano 10, puoi fare tante cose. Beh, io penso che comunque
se siamo qua oggi è merito anche e soprattutto dello staff dell'allenatore che c'era negli anni precedenti, che comunque in 2 anni ci ha portato alla Lega Pro, sia lui che la società e i giocatori che sono rimasti, e quindi bisogna dar merito. Adesso bisogna dar merito all'allenatore che è venuto e quindi ci ha attuato un'idea di gioco nuova e quindi stiamo facendo bene, però vogliamo proprio seguire su questa strada. Che tipo di inizio di campionato è stato? Perché dopo 2 partite avete messo 4 punti da parte, anche se c'è la penalizzazione al 10° 3 in questo momento. Avete rischiato concretamente, tra virgolette, di vincere, di fare il colpaccio a Cosenza. Ti aspettavi un inizio così convincente da parte del Foggia? Beh, sicuramente un inizio positivo me lo aspettavo, perché comunque la conferma di giocatori che hanno fatto bene nei 2 anni è una cosa importante. Poi comunque sono arrivati giocatori di qualità che hanno vinto i campionati come Gerbo, Iemmello, Sarno, e quindi sono giocatori, lo stesso Potenza che ha giocato in Serie A, sempre in Serie A, quindi sono giocatori importanti. E questo fa capire che comunque la società vuole fare qualcosa di importante e quindi secondo me diciamo la partenza è stata molto positiva. È ovvio che comunque va a giocare in un campo come Cosenza, che è un campo caldo, contro una squadra che è stata costruita secondo me per fare un buon campionato, e quindi siamo soddisfatti. Ecco, bisogna continuare sempre così, con l'umiltà e la cattiveria. Comunque questo campionato, rispetto soprattutto anche ai 2 campionati precedenti, è ancora molto più combattuto. L'obiettivo è la salvezza, l'hai detto anche prima, sì, come primo obiettivo, però un po' di amare in bocca la partita di Cosenza l'era lasciata. Sì, sì, ovviamente noi giochiamo sempre per fare bene, quindi di cercare i 3 punti su tutti i campi, l'ha affermato anche il nostro allenatore. Ma cosa non è andata a Cosenza? Perché avete pareggiato con la PD? Beh, sicuramente poi alla fine sempre gli episodi fanno la differenza, però comunque forse non abbiamo ottenuto l'atteggiamento di quello del primo tempo, dove abbiamo ha avuto una supremazia territoriale, proprio abbiamo giocato sempre nella loro metà campo, quindi però ovviamente, come ho detto prima, gli episodi possono fare anche la differenza, comunque abbiamo avuto delle occasioni per chiudere la partita, però è sempre, vediamo il bicchiere mezzo pieno, quindi è una partita positiva. Esiste un pericolo giallo, tra virgolette? Nelle prime 2 giornate sono state davvero tantissime le ammonizioni, gli Emmello e gli Ieri, se non sbaglio, non hanno già preso una partita, quindi con 38 partite rischia di diventare un problema. Sì, sì, infatti noi ci siamo resi conto che nello spogliatoio abbiamo parlato che comunque soprattutto ci sono campi caldi e quindi l'ammonizione può scattare subito, quindi bisogna essere coscienti e intelligenti, perché comunque anche gli avversari sono molto furbi e ci possono ingannare. Però noi, come ho detto prima, abbiamo giocatori d'esperienza e sicuramente questa cosa la allineeremo. Ecco, in tal senso Calderini, che ha fatto 2 gol al Foggia, ha ammesso di aver fatto una scorrettezza durante le interviste. Vuole uno spogliatoio questa dichiarazione, come l'avete presa? Beh, sicuramente l'abbiamo presa male, però io personalmente non ne faccio un granché, perché tanto comunque nel calcio, soprattutto la maggior parte dei giocatori sono furbi, come ho detto prima, quindi noi dobbiamo essere ancora più furbi di loro e quindi cercare di non far capitare queste occasioni. Però tu c'eri qualche anno fa nel Foggia di Zema, sì, sempre con Cosenza, sempre ripetersi certe volte. Lì è stato ancora più scorretto, perché comunque Santarelli aveva preso la palla con le mani, Biancolino. Però noi dobbiamo cercare di aiutare gli arbitri, però gli arbitri devono cercare di aiutare noi, perché comunque, come ha detto lei, cioè prima abbiamo avuto 5 ammoniti, 6 ammoniti e penso che il Foggia la domenica non è stato cattivo, cioè non ha fatto falli cattivi, quindi sicuramente ci lavoreremo su questo aspetto, perché comunque può fare la differenza. Ogni volta può capitare la ressa che poi diventa rissa, dovete essere furbi voi. È inutile che chi sta 40 metri lontano, che va a fare là? È chiaro che l'arbitro lo vede. Allora, per carità, uno subisce un torto, è giusto anche, ma bisogna saperlo fare. Sta fermo in quel momento, dopo 10 minuti pestagli il piede quando non ti vede nessuno e gliela fai pagare. Ma se invece uno arriva e butta, o neanche lo fa, perché in quel caso si era soltanto avvicinato e poi l'assistente ha capito una cosa per un'altra e succede questo. Sì, 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 sicuramente, come ho detto prima, noi siamo consci, anzi, che comunque
non siamo stati furbi quanto loro, quindi loro potevano solo sfruttare queste occasioni qua, perché comunque non ci hanno mai tirato in porta, tranne al 92esimo, 93esimo, diciamo Calderini ha fatto quel tiro, però poi dopo non hanno tirato in porta. Il fatto di giocare bene si era visto anche a Ischia, il Foggia ha fatto più o meno senza tirare in porta, però nel primo tempo ha preso in mano il pallino del gioco, fuori casa, contro una squadra che due anni prima gli aveva dato 28 punti in classifica. Quindi il progresso c'è. Il fatto dei due punti di Cosenza, dovete dimenticare Cosenza sia nel bene del primo tempo che nel male del secondo. Dovete pensare a battere il Menfi. Il problema è che a Cosenza non è che abbiamo perso due punti, abbiamo perso 6 o 7, perché in altri campi, se avessimo vinto a Cosenza, ci avrebbero offerto il pareggio su un piatto d'argento. Invece non succede, non succederà questo. Perché se tu vai a giocare altrove, non dico Benevento, ma quando vai a Pagani, quando vai a Barbenze, cioè quelle squadre di seconda fascia, terza fascia, memori del fatto che Foggia ha vinto a Cosenza, ci pensano due volte prima di venire a attaccare. Invece non è successo, vabbè, si va avanti lo stesso, anzi siete bravissimi, zero in media inglese. Cioè. No, sì, sì, noi bisogna solo diciamo pensare che comunque bisogna lottare su ogni pallone, quindi prepararci partita dopo partita, anche venerdì che viene il Melfi, si può ritenere una squadra di seconda o terza fascia, ma per lui è una squadra, è la finale della Coppa dei Campioni. Quindi un mese fa l'ha fatto il servizio. Quindi noi giocheremo sempre al 1000% con ogni squadra, sia che si chiama Melfi o Lecce o Salernitana. Oltre a quell'aspetto dei giochi di cui si parlava prima, secondo te c'è altro su cui lavorare? Sicuramente bisogna sempre lavorare, anche la Juve che ha vinto 3 scudetti deve sempre lavorare, è normale, la perfezione non si ha mai. Però sicuramente dopo queste due partite gli aspetti sono più positivi che negativi e questo ci fa ben sperare. Però, come ho detto prima, noi dobbiamo avere sempre i piedi per terra, perché comunque io questo è il 9° anno che sto qua in prima squadra, sono di Foggia, quindi conosco la piazza. La piazza è una piazza che comunque appena non fai tanto bene subito, invece noi dobbiamo sempre portare l'entusiasmo, perché comunque, come dice il mister, questa è una giostra, noi dobbiamo avere sempre la giostra aperta, quindi cercare di portare sempre entusiasmo. Senti, avevi già fatto il terzino nelle giovanili un po' spazio, sì, da ragazzo. No, ma anche l'anno scorso mister Padalino mi ha messo. Anche un po' nato come. Sì. Io sono nato come terzino, poi comunque ho ricoperto sia da mezzala che da esterno. Soprattutto quando c'è un gioco propositivo è più facile. Cosa chiede ad esempio terzino? Chiede soprattutto di essere molto propositivi e giocare sempre in velocità a due tocchi e quindi è un gioco che personalmente, come penso a tutta la squadra, è facile, perché comunque avere sempre il pallone è molto più bello di non averlo, quindi corri di meno, fai correre gli avversari e quindi è una cosa molto importante. Però allo stesso tempo comunque chiede molto la marcatura preventiva, e comunque nonostante noi avessimo la palla bisogna tenere conto sempre, diciamo, se la perdiamo, e quindi dobbiamo stare sui riferimenti, quindi è molto importante. Senti, che idea hai del Melfi? Io il Melfi è una squadra secondo me molto ossica, perché comunque è una squadra che non esprime un gran calcio, però comunque mi sa che è da 7 anni che è nei professionisti, quindi ha pure un allenatore che è da molti anni là, quindi conosce la categoria. Però io, come ho detto prima, se noi offriamo una grande prestazione, più delle volte si ottiene il risultato. Qualche precedente con Melfi c'è stato. L'anno scorso un pareggio 2-2 per certi versi rocambolesco, perché poi sembrava comandare la partita a un certo punto. Quest'anno la Coppa Italia, la prima partita, che succede? Che al 94esimo arriva il ragazzo di 16 anni e fa gol all'improvviso, una partita che sembrava indirizzata solo a 0-0. Squadra chiusissima, ma non dico che ci sarà chissà quale voglia di rivalsa, però insomma cercare di riscattare quella sconfitta al 90esimo potrebbe essere un incentivo per voi. Sì, sì, ma sicuramente noi prepareremo la partita come tutte le altre, come se fosse, come ho detto prima, la finale della Coppa dei Campioni. Ovviamente sappiamo i pregi e i difetti del Melfi, come il Melfi saprà i pregi e i nostri difetti.
E loro hanno una squadra che si chiude molto bene, riparte in contropiede e sfrutta soprattutto le palline attive. Lo temi questo aspetto? Nel senso che troverete una squadra chiusa nella propria metà campo e sarà difficile trovare il banco giusto per noi? Noi abbiamo giocatori di qualità che ci possono fare la partita in qualunque modo, Cavallaro, Iannello, Dalocco che sta facendo bene in quel ruolo, quindi abbiamo giocatori importanti per far sì che comunque se loro ci sanno difendere, noi abbiamo un giocatore di qualità che ci può far vincere la partita. Poi loro hanno anche una figlia adesso, sì. Pinna, può raccontare tutti i particolari della vostra squadra. Senti, per chiudere, per quanto mi riguarda, hai atteso a lungo durante l'estate, insomma, poi la riconferma è arrivata, è terza stagione consecutiva, che cosa ti aspetti a livello personale? A livello personale mi aspetto di continuare sulla scia che ho lasciato in questi due anni, comunque ho giocato con continuità e ho fatto bene, quindi poi è normale che comunque se arrivano delle richieste le posso prendere in considerazione, però adesso la mia Serie B è Foggia. Io come ho sempre detto, la mia priorità è sempre la squadra della mia città, soprattutto quest'anno comunque che il progetto è andato avanti, è un progetto importante. Ci tenevo a rimanerci e quindi a continuare, come ho detto prima, quei due anni importanti che abbiamo fatto. Voi non dovete temere le palle inattive, perché la palla inattiva comincia da un gioco fermo, per cui non passa tanto tempo, ma 5-6 secondi di tempo finché non battono l'angolo, la punizione, la difesa si schiena. Il problema è che si va contro il muro, difesa schierata del Memphis, centrocampo che scherma la difesa, e vai a sbattere, allora cominci ad attaccare anche quei centrocampisti e vai a sbattere, e cominci ad attaccare quei difensori, quei terzini, vai a sbattere, ripartono e trovano poi l'autostrada. Quella è la cosa da temere, non tanto la palla inattiva, anche se loro hanno fatto gol sul calcio d'angolo in Coppa, perché nella palla inattiva una squadra precisa, una squadra ben preparata, una squadra corretta trova le contromisure giuste quando il gioco è fermo. No, è normale, noi come ho detto prima abbiamo studiato i pregi e i difetti del Memphis, comunque una squadra che si chiude bene e fino a quando ho visto io la partita in Coppa Italia giocava molto sui lanci lunghi, quindi sulla punta Ricciardo che adesso non c'è più, e quindi però ripeto, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e proporre il gioco, poi ovviamente più occasioni creiamo e più possiamo trovare la via del gol. Pronto. Grazie. Grazie. Ciao.